Bella bros, bentornati in un'altra parte di questa guida di Pokémon Store Silver. Allora, vi ricordate che eravamo qui a battere tutti questi allenatori simpatici? Bene, sono andato a curarmi i Pokémon, ho messo davanti qui lava e adesso possiamo andare a battere questa più che non simpatica tizia. Dai, ha un Pichu, molto bene. Simpatico questo Pichu, simpatico come un rotafuoco. In piena faccia, dai, se... Poi Pikachu, giustamente. E ancora Rotafuoco, giustamente, giusto? Oh, giustamente, giusto. No, aveva statico. E me lo sono dimenticato. Ma fortunatamente sarà a livello 45 kg, quindi non abbiamo più bisogno di allenarlo. Mettiamo dentro Aaron. Dai, Aaron. Battice questo, Aaron. Ok. Molto bene. Ivan ha un Diglett. Dunque, usiamo taglio. Ah, lui ha fossa. Allora facciamo così, mettiamo dentro Swillow. Molto bene, brutto idiota. Tanto io uso retromarcia. Guarda quanto sono furbo. Rimetto Aaron. Molto bene. Ho usato per sbaglio Onda Shock, ma dovrebbe comunque andare. Sì, KO. Ok. Infine Diglett, usiamo taglio, mannaggia ancora, allora, rimettiamo Swillow, ancora retromarcia, no, ne hai un altro? Ma mannaggia a te, ce l'abbiamo fatta, dunque usiamo Ferrartigli, che se lui sa Turbo Sabbia quindi non lo attaccheremo mai così. Non si, sì. Aaron, ok. Taglio. Vediamo se va. Abbiamo tentennato. Ok, perfetto. Taglio va. E adesso Diglett è rimasto da solo. Solo che Diglett è più veloce di noi. Infatti, continua a fare fossa. Va bene, allora mettiamo dentro di nuovo Swillow. E concludiamo ancora con retromarcia. Solo che stavolta non torniamo. Perché la lotta è finita. Yeah! Oh, che simpatico questo clown. Però prima. Questo è un modo per andare a prendere quella bowl. Che sarebbe avere surf. No, io non ce l'ho surf. Perché non ho surf? Basta. Salve clown. Non ho cambiato magari Pokémon. Oh no, invece sì, l'ho cambiato. Un Voltorb al 12, incoraggiante. Botta in testa. Cosa aveva? Aveva Scoppio. Oh, schifoso. Se c'erano anche questi è un problema. Mi faccio praticamente muoio, comunque. Eh sì, ce l'hanno. Vediamo se riesco a resistere con quest'altro. Dai. Ai. O muoio, quindi non, no, magari non faccio fuga. Anche perché non si può. Glacian. E facciamo. Idropulsar. Ok. L'ultima Voltorb. Usiamo invece. Raggio Aurora, ancora con Scintilla, ma voglio dire, bene, bene, bene. Non è andato KO. Ma ci pensa a questo secondo Aurora Beam. Ho sonno. Oh, che bello, Glaceon al 25. Interessante. Allora adesso. Sì. Tiro subito il numero. Se mi chiami. Va bene, basta. Ok, qualcuno ci sta chiamando al Pokégear. Ed è. Oh, nostra madre. Che ci ha comprato qualcosa. Borsa. Allora, andiamo su Rimedi, magari. E usiamo una super pozione su Aaron.
Ecco qua, Aaron che è guarito tranquillamente. Possiamo anche affrontare questo mangiafuoco, se non sbaglio. Direi proprio di sì. Bomba! Non stanchi. Non troppo stanchi, usiamo ferratigli. Splendido, brutto colpo. E infine Magmar. Hai botte in testa? Tutto turbofuoco. Aveva pure corpo di fuoco Magmar. Ah no! Vabbè, Aaron è andato. E allora vendichiamo Aaron con lo Swillow. Ok. Extra rapido. Splendido. Ma perché mi dimentico sempre di corpo di fuoco? Non che avessi mosse speciali, ma comunque. Ok. Ancora, sì. Basta però. Ok. No, 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 no. Ok. Sì. Poi. Allora, non ho antiscottature. Però ho un... No. Un revitalizzante. E lo usiamo su Aaron. Usiamo anche un'altra super pozione su Aaron. Vai, amico mio. Ok. Possiamo proseguire? Sì. Andare di qua ad affrontare quel simpatico pigliamosche. Non prima di essere sfuggiti a questo più che interessante Starevia, che si prende anche un'onda shock. È stato rimonta, ma noi non gli abbiamo tolto PS. Simpatico però. Adesso basta, fuggiamo. No? Siamo nella lotta oramai. Sì. A quanto pare sì. Quindi fuga. Ok. No, devo mettere il repellente, vero? Sì. Oh, Ditto, ma ce l'abbiamo già, mi dispiace. Adesso fammi scappare. Oh. Ragazzi, ho un suono da morire. All'uva. Repel. E lo usiamo. A posto. Posso andare se andare... No, Media Finder Notification. Non ti voglio durante le mie parti. Salve. Ok. È un pigliamosche da battere. Che è un Paras. Mi fa piacere. Ferrartigli. Ancora Ferrartigli. E Paras va dolcemente KO. E Aaron ancora non si degna di salire a livello 3, 25. Sì, 35 è un pochino troppo. Dunque, Ferrartigli. Aia, ancora Ferrartigli. Oh, più veloci stavolta. Molto bene. Aaron stavolta sale definitivamente a livello 25, che vuole imparare il riduttore, se non sbaglio. Sì, ecco. Assolutamente non gliela facciamo imparare. Ok. No, ancora. No, a te no, va bene? Ok. Di qua cos'è? Ah sì, c'è l'MT 66 che... Non volevo farlo sull'albero. L'MT 66... No, questa è la pietra lunare. Bene, mi ricordavo che da Sook si trovava rivincita qua. E invece no. Forse più giù? Dio quanto è lungo. Sì, l'effetto repellente è finito e ci mancasse. Salve. Pokéball. Ti giro attorno e poi ti prendo, ok? Fatto. Vedete che era l'MT66 che contiene rivincita, ovvero payback. Adoro. No, vabbè, noi gliela insegniamo a Luxio. Meglio di no. Allora, prima di addentrarci nell'erba, ripiazziamo il repellente. Dai. E sfrecciamo verso quella guardia che faceva da guardia, indovinate un po'. Mi sono intrappolato. Silver, non ti intrappolare. Ok, salve guardia. Ok. Grazie guardia. Oh, allora, non volevo entrare.
Volevo prima parlare, ma comunque. Salve. Allora lui praticamente parla del. Come si chiama? Della sfida dei pigliamosche a chi cattura più Pokémon qua all'interno del Nash. Perché entro sempre qua dentro? Io non ci voglio entrare, va bene? O meglio, ci entro, ma dopo, magari mi devo soffiare il naso. Oggi è giovedì. E quindi significa che, appunto, la sfida è oggi. Le regole sono semplici. Usando uno dei tuoi Pokémon, catturo un Pokémon di tipo coleottero per essere giudicato. Vuoi provarci? Assolutamente sì. Va bene, dovrò usare Aron per catturare quel Pokémon. Ok. Ci dà le Sport Balls. Ok. E allora proviamoci, tanto non ne vale la pena, è gratis. Dunque, pauseggio un attimo, mi soffio il naso e torniamo. Bene, un bel raffreddore prima dell'inizio della scuola è quello che mi ci vuole. Assolutamente sì, dai. Dai, Aaron. Allora, non ho assolutamente idea di che Pokémon tipo. Non si può mettere la bici qua. Vabbè. Non ho assolutamente idea di che Pokémon tipo coleottero catturare. Ma salve. Ci si prova. Dunque, io magari ancora il repellente no, ok. Allora, cominciamo? Beh, direi che ne vale la pena. Usa breccia. Mamma mia. Oddio, ho perso. Come si fa? Mamma mia, quel Pinsir ha usato breccia sul mio Aron. Pazzesco. Ottenuto Shed Shell, che adesso andrò subito a controllare cosa esattamente sia. Allora, un attimo, eh. C'è questa cosa qua, bene. Dunque, io ci sono rimasto non male di più che quel Pinsir mi ha steccato. Ma Shed Shell. Una cosa inutile. Allora, io purtroppo ho perso. Ci sono rimasto veramente male. Quindi, per consolazione, mi sarò qua a cercare Pokémon. Veramente quel Pinsir io lo volevo fortemente. Ma non per nella squadra, no, volevo catturarlo per vincerla veramente questa gara. Vabbè. Usciamo a sto punto. Sì, no, usciamo. Cricketan. Cricketan sono a di là. Cricketan. Cricketan sono a ra. Ok, Cricketan. Ero piuttosto arrabbiato. Allora, torniamo all'entrata e abbandoniamo questo posto dove si conserverà per sempre una grande delusione nel mio cuore. Parliamo anche con questo tizio. Ok, entriamo al Pokémon Dome. Dome, non Dome. Ehi, Aaron, come stai? Salve, cameriere. Vabbè, allora entriamo al Pokétron Do. Perché dico sempre Drom? Oh, salve, un tizio con un Poliwrath. Wow! Lo sento. Il brillio. Brillio, non mi ricordo come si dice nei tuoi occhi. Lo stesso cosa della tua amicizia. Sei qualcosa. Il tuo Aron è un gran bel Pokémon. È pronto per partecipare al Pokétron, amico. Sì, vabbè, bla 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 bla. Follow me. Seguiamo questo tizio con il suo massiccio Poliwrath. E partecipiamo al Pokéthlon. Che ne pensi? Questo è il Pokéthlon Dome. L'ho detto giusto. Beh, bella struttura, amico. Bla bla. Ho detto bla. Ovvio che ci provo.
Non l'hai fatto vedere, adesso ci provo. Lui si chiama Magnus. Ok. Polivrat, che ci osserva. Salve amico. Salve amico. Vabbè. Allora direi di entrare senza ulteriori indugi. Ecco. Ciao. Allora io non voglio partecipare con Aaron, bensì vorrei partecipare con Luxio. Esatto. Dunque, avanziamo. Oh, Chiari. Oh, Chiara! Ciao! Ciao, Phil, sei qua per il Pokétron anch'io. Che cosa mi sta dando questa? Oddio. Dove? Cosa? Cosa ha fatto questa in un nanosecondo? Mi ha dato un jersey in un nanosecondo, wow. Questa è schizofrenica. Ancora. Ma chi è? Ciao, sì, non lo so, Electrike, bla bla. Ok, allora dai, vediamo se riusciamo a partecipare. Sì! Allora, velocità, abilità, salto, stamina course o power course. Beh, direi... Skill course. Non ho idea di cosa sia, ragazzi, quindi qualsiasi cosa succeda, pietà. Oh, che figata! Io sono il team rosso. Allora, aspetta, che devo fare? Va bene. Cancel. No, 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 lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare, ho detto. No, speed course, no. Skill course. Allora, rimettimi con la tuta. Cambiami tu, baby. Ok, perfetto, siamo belli, siamo splendidi. Oddio, mi emoziono. Allora, che dobbiamo fare esattamente? Skill course. Ah, trend dobbiamo prendere. Allora era buona per la stamina course. Vabbè. Chi è buono per la skill course? Nessuno. Ah no, Glaceon. Allora. Poi. Luxio. E infine Breloom. Sì, sono questi. E andiamo a Pokétron. Skill course. Sì, io non so cosa devo fare. Allora, il mio è Glaceon Luxio Breloom. L'altro è Slowpoke Wobbuffet e Ditto. Poi abbiamo Meo, Togepi e Chansey. E infine Venonat, Exeggut e Sudowoodo. Che cosa devo fare? Ditemelo. Snowfrow. Allora. Non ho capito. Vabbè, lasciamo stare che tipo non... Aspettate un attimo. Allora. Pausa. Allora. Non sono questi. Sono questi. Allora, vediamo quali devo usare. ZXD invio QV.
Non so cosa devo fare! Sto caricando tutto, vabbè. Sì, lo so. Ma io non so giocare, non vale! Goal roll, cos'è? Ah, ok. Allora. Sì, ma io ne posso controllare solo una, ragazzi. Cioè, sono con il mousepad. Gol! Sì. Ah, no, magari devo fare gol nella mia porta. Che dici? No, no, devo fare gol nella porta degli altri. Che casino! Ma che figata, eh. Raga, io ho messo la Luxia a non prendere gol. Sono troppo Dio. Vai, Luxia! No, ho preso gol. Porco. Vai Glacian, vai Glacian, no. Sì! No, sì, no, no! Ne ho preso un altro. Ah! Glacian, gol. Ah, praticamente ogni gol che faccio me ne mettono uno, ogni gol che subisco me ne tolgono uno. Beh, bella, bro. Oddio. Sì, ho fatto io gol. Bella bomber. Beh no, mi sto divertendo, dai. Tutto sommato. È bello sto gioco. Magari è finito, vediamo. Ho fatto 2 punti. Sì, ho vinto almeno questa sfida. Wow. Oh, e sto vincendo. E c'è l'ultimo evento. Pennant Capture, dobbiamo... Non lo so, dobbiamo collezionare questi pendants. Che cosa? Diavolo. Ho capito, ma non mi prende bene il coso, cioè, crepa. Ma muori allora. Porco te. Dai. Glacian del... Dai, ce la puoi fare, Glacian. No, no, non si muove. Oh, la fai tornare? Non ce la farà mai a tornare. Vabbè, è finita. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Peccato. Sì, siamo arrivati ultimi, tanto. Vabbè. Diciamo che ci ho provato. E niente. Se questa cosa finisce in fretta. Ok, hanno vinto gli ultimi. Auguri. Sì, è stata un'umiliazione, ma comunque. Oh, c'erano 141 ponti, certo. Gentilissimi. Usciamo da questa zona. Biciclizziamoci. Tu che cosa vendi esattamente? Energy drink. Mi apri il blender? Vabbè. Noi qua stiamo collezionando cose che io non ho idea di cosa sono. Crepa. Crepa. Crepa, crepa, crepa. Ho detto crepa, basta. Oh, mamma mia quanto parlava. Allora, qua non c'è niente da fare. Qua non c'è niente da fare. Di qua? No, nemmeno. Allora, noi torniamo. Torniamo al National Park. Da questa parte. E beh, la parte è andata anche troppo oltre. Non devo andare lì qua. Devo andare lì qua. Devo attraversare tutto il National Park. Ma proprio tutto.
Magari non entrano nell'erba perché io Pokémon non ne voglio. Grazie. Magari non si esce di qua. Ok, dunque. Oh no, io quella la devo prendere. Ah, di qua si entra, infatti. Allora, di qua c'è qualcosina. Ah, sì, però mi serve Scalaroccia, che non ho, ovviamente. Di qua abbiamo trovato Shellbell. Ok. Avanti, 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 avanti. Torniamo, che siamo quasi sulla mezz'ora di video. Oh, e possiamo andarcene. Possiamo dirigerci sul percorso 36. Intanto prendiamo questa bella chicocca. E basta. E invece di affrontare questo tizio adesso, salviamo i dati di gioco e lo affrontiamo nella prossima parte. Dunque, sì, tranquillamente, io vi do appuntamento a domani con la 13ª parte di Pokémon Blu, che devo ancora registrare. No, vi do appuntamento niente a domani, perché io domani carico questa, appunto. Quindi, per voi che lo state sentendo, domani c'è Blu. Ok? Ci si becca alla prossima parte. Ciao a tutti, ragazzi.